Il gioco è interessante, perché è un modo dovete scoprire che ci è venuto a trovare un ospite che ci ha dato il privilegio di stare qua la prima puntata, e noi vi daremo degli indizi. Questo è un gioco che va anche sulla velocità, perché giochiamo in contemporanea con tutte e due. Qua bisogna premere il pulsante e rispondere. Qualora uno di voi dovesse sbagliare, la risposta passerà all'altro e poi andiamo avanti col secondo indizio. Voi dovete sapere che questa ospite misteriosa è una biondissima attrice romana. Beh, proprio così, va liscio, non mi interessa. Vabbè, rispondere, è troppo poco, nessuno vuole rispondere. Passiamo subito al secondo indizio, Però, bisogna toccare subito. Potevate rispondere se volevate. Questo era il primo indizio. Non è che poi non più rispondere. Vabbè, niente, vogliono subito il secondo indizio, bene. Bene, non ci facciamo male. Questa biondissima attrice romana, nel film Borotalco di Verdone, è una fan di Lucio Dalla e si sono prenotati i nonni. E adesso sentiamo Eleonora Giorgi. La risposta, capitano? Eleonora Giorgi. Eleonora Giorgi è qua! Che bella cosa! Ciao a tutti! Accomodati, prego, Eleonora! Che piacere! Ti abbiamo tenuto nascosta fino adesso per fare questo gioco. Ma avete tenuto lì dietro, che tossivo! Sì, no, mi dispiace. Da adesso si capirà. Hai atteso molto? No, noi un po' abbiamo sofferto. Ma tu lo sai che il lavoro dell'attore che cos'è? Principalmente nei cinema, soprattutto. Sì. L'attesa. Tu sei pronto dalle 8 e poi lavori pochissimi istanti. Ma anche in teatro, anche in televisione. Ma in teatro, teatro l'ho fatto, teatro una volta che sei sul palco, ciao. Senti, ma non noi abbiamo una canzone, ti vuole dedicare il nostro Mapo, perché era una canzone per l'amante di Lucio Dalla. Cosa ho davanti? Non riesco. Più a parlare, dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Tu, Michele, dove vuoi andare? Ma io sto bene qua, c'ho davanti Eleonora Giorgi. Che vuoi? Questa è Cara, che era una delle mie canzoni preferite, che Verdone mi omaggiò mettendola proprio sulla mia scena in Borotalco. E ogni volta che poi sono tornata ai concerti di Lucio, se mi vedeva faceva no, c'è un'amica, questa è per lei. Che e bella mi faceva voce. Cara. Vi rendete conto che onore? Questa è una cosa straordinaria, perché penso che Cara sia la canzone più dedicata al mondo, è una delle canzoni, vero Adriano? Straordinaria. Però una cosa che mi ha incuriosito, ho letto che il bacio della scena finale di Borotalco è il bacio più lungo della storia del cinema. Italiano o del proprio del mondo? Italiano. Mi sa che Verdone me l'aveva detto, e baciami scemo, e certo, perché quel bacio compensa tutto un film di aspettative. Che addirittura è stato tagliato. Perché lui comincia la macchina da presa, indietreggia fino a che diventiamo due piccoli puntini in questi caseggiati modernissimi. Che il film finisce. Quanti ricordi hai legati a quel film? Mamma mia, straordinario. Sì. Beh, considera che l'ho girato in un apice di carriera e a metà fra un mega film con Nino Manfredi, che era una delle colonne portanti del cinema, e un mega film con la Cavani insieme a Mastroianni, e lì in mezzo ho fatto Borotalco, che sembrava un'altra cosa. E io di colpo mi sono trovata con i miei coetanei, perché ero sempre la più piccola. Si parlava di musica, si parlava di libri, si parlava di viaggi. E poi ti ha dato tantissimi riconoscimenti questo film. Insomma, il film è un film che soprattutto il film in sé continua ad avere l'onore di essere quasi ogni anno inserito nei migliori 100 film italiani per una commedia. Del resto tocca dei tasti, visto che parliamo anche d'amore, così talmente sensibili. La tenerezza del personaggio incarnato da Carlo Verdone, cioè un ragazzo insicuro che si deve fare un avatar, un'altra personalità per conquistare una ragazza. Però l'ha conquistato. Universale, certo. Senti, ma fregata. A proposito di conquiste, ma ho letto da un'altra parte invece che tu hai avuto tanti corteggiatori, ma nel palmarès dei corteggiatori forse possiamo ascrivere come uno dei più appetibili Alain Delon. No, allora l'avete visto dal mio libro che è uscito quest'anno, ma in effetti io avevo 20 anni ed ero stata, avevo avuto solo due ragazzi, il mio fidanzato storico e da poco un secondo fidanzato. Delon avrà avuto 45 anni, per me
era di un'età impensabile. Poi parlava francese. E sai qual è l'unico sentimento che ho provato? Una gran paura. Perciò ho cominciato a dare No, ma lui era un figo più del mondo. Chiunque, qualsiasi donna, quando dopo l'ha detto, mi ha detto: ma che sei, cretina? E io ho detto: ma io non mi sentivo adeguata. Beh, ma è pure giusto, quello ha 5 anni. O come dice Verdone in Borotalco, non mi sento. Dice: perché non vuoi? È perché non mi sento preparato. Senti, ma nessuno ti ha mai fatto una dichiarazione d'amore che ti è rimasta impressa? Un qualcuno che ti abbia stupito con effetti speciali? Senti, l'aspettativa di questo in una natura romantica come la mia è sempre stata molto presente. Non è molto del maschio. Così l'ho trovata più nelle poesie e nei libri. Diciamo che però tanto il mio primo marito quanto il mio secondo marito hanno avuto la maniera di dirmi una cosa importante. Il primo, poche ore dopo che ci eravamo conosciuti, mi ha detto: io a te non ti lascio mai più. E questa è stata una cosa travolgente. Questa è una bella cosa. Sì. Ciavarro invece... Massimo, che salutiamo. Io ho lavorato con Massimo, facevamo i mariti. Ci eravamo conosciuti in Sapore di Mare, poi persi per un anno, e un giorno ci siamo rincontrati da Cecchi Gori, c'era Sanremo così, e lui mi ha invitato a uscire con lui. Io mi ero messa tutta molto fighetta, i tacchi, le cose, e vedo che prende la strada, era inverno, del mare, Roma è vicina al mare, e arriviamo al mare, e prende dal cofano un qualcosa che a me sembrano delle corde, dice: vieni. Io coi tacchi, le calze nella sabbia, faccio finta di niente, tutte le scarpe piene di sabbia, e in effetti questa era una rete da pesca che lui lancia, e così mi ha fatto una dichiarazione d'amore. Mi ha detto: questa cosa l'ho imparata da mio padre, che non c'era più, e non pesca più nessuno così, e ha lanciato questo iacco sul mare, poi l'ha ritirato e c'erano tutti i pesciolini. Pensavo te l'avessi tirato addosso per acchiapparti per tutta la vita. Però invece io l'ho preso per un gesto maschile molto romantico. Me lo immagino, sì. Poi sulla spiaggia questa figura, sì, Massimo, a tramonto. Insomma, è un bel ragazzo, ci si può stare. Poi non è solo quello. I maschi sono molto riservati, hanno una maniera molto personale di esternarti e quella era una cosa sensibile. Questo carina. Bisogna dirla alle ragazze. Ma io sono pazza degli uomini. Un po' riservati, però arrivano a fare delle cose straordinarie. Tu pensa che a Napoli un ragazzo, per chiedere la mano alla ragazza, ha fatto questo. Vediamo. Qualche giorno fa ho fatto la proposta di matrimonio alla mia ragazza, ma sono stato rifiutato perché ero troppo poco romantico. Bene, oggi ho deciso, cara Alessia, che rimarrei a bocca aperta. Tu la proposta di matrimonio, com'è che la vorresti? Allora, io non volevo niente di particolare, se solo avessi detto una parolina in più. Se volessi fare il romantico, ti potrei cantare una canzoncina? No, neanche. Neanche? No. Ah, poi in realtà non sapevi neanche quale scegliere. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Li abbiamo qua con noi. Dai! Li abbiamo qua con noi. Alessia, tu mi vuoi sposare? Che bella cosa. Complimenti, eh. È una storia straordinaria. È una storia straordinaria. Sì, ma lei che ti ha risposto? Ma mi ha risposto di sì. E vi siete sposati? Le prove. Mamma mia, che cosa. Ma dico, però Alessia, se uno parte così, poi come fa a rimanere sempre a questo livello? Ma vabbè, con le piccole cose tutti i giorni, diciamo. Ma... che non me lo aspettavo, quindi... Questo video che abbiamo visto, che poi è pubblicato fanpage, sì. Ha raggiunto più di 1 milione di visualizzazioni, o quasi è arrivato a 1 milione? Sì, all'incirca, un po' di più, all'incirca. Un po' di meno. Sì. Vabbè, insomma, è una cosa straordinaria. Beh, speriamo di dover fare un video per ogni cosa. Spero di no. No, perché sennò... E anche basta. Questo è stato straordinario come cosa. Io ne ho fatte tante di cose bizzarre, ma questa mi piace molto. Complimenti a voi. Grazie. Eleonora, ci ha colpito un po' questa... No, non mi ha stupita, perché questo è un tipo di gesto
essendo eclatante, molto maschile, è sulla continuità di quello che le donne si aspettano, quelle cose un po' petulanti per i maschi. Io ho i figli maschi, quando gli regalavano i peluche dicevano: mamma, dove lo metto sto peluche? Perché i maschi sono fatti diversi, capito? Noi ragazze eterne ci aspettiamo sempre qualcosa che voi non avete, e non avete colpa di non averlo, lo vorrei dire a tutte le ragazze del mondo, non lo fanno apposta, non sono donne.